Cosa indicano alcuni strani numeri nella Bibbia? Cosa ci rivelano? Uno dei numeri presenti nella Bibbia che molti di voi conosceranno è il numero 666. Perché questo numero è famoso? Perché è ovviamente il numero legato all'anticristo. Ma il 666 è il solo numero presente e molto conosciuto nella Bibbia? In realtà no, ci sono molti altri numeri conosciuti e che ci rivelano tante cose. La numerologia nella Bibbia è molto presente e dà vita a molte interpretazioni. Ad esempio, è molto presente il numero 1, che sta a significare l'unità, ma 1 è anche Dio, perché il Dio è uno. 1 è anche il mediatore fra Dio e uomo, ossia Gesù Cristo. Quindi, già l'interpretazione del numero 1 dà molti significati. Numero 1 si troverebbe in Timoteo 2:5. Poi c'è anche il numero 2 che simboleggerebbe il numero dei testimoni, ma simboleggerebbe anche l'unione e la divisione. Il numero 2 si può trovare in molti libri della Bibbia e simboleggerebbe anche la duplice natura umana. Poi vi è anche il numero 3 che simboleggerebbe la forza, la stabilità e la completezza. 3 sarebbe anche il numero dei patriarchi del giudaismo. 3 sarebbe anche il simbolo della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E sarebbe anche il numero della resurrezione di Gesù Cristo. Il numero 4 simboleggerebbe la creazione, l'opera di Dio sulla terra e la verità universale. Infatti anche in Apocalisse 7:1 si menziona il numero 4. E dopo queste cose vidi quattro angeli in piedi ai quattro angoli della terra che sostenevano i quattro venti affinché il vento non soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun albero. Il 5 sarebbe il numero della grazia e degli insegnamenti di Dio. Il tabernacolo infatti aveva 5 tende, 5 colonne, eccetera, eccetera. 5 sarebbe anche il numero dei libri che contengono le leggi di Dio. Deuteronomio, Genesi, Esodo, Levitico e Numeri. Il numero 7 rappresenta la perfezione e la completezza spirituale. Infatti Dio creò l'universo in 7 giorni. 7 sono i giorni della settimana. Il sabato di Dio cade nel 7° giorno della settimana. 7 sono le chiese. 7 sono i doni dello Spirito Santo. Il numero 7 viene menzionato nella Bibbia 735 volte e 7 per 7 fa 49. Il numero 9 simboleggia la finalità. Infatti Gesù Cristo morì alla 9ª ora del giorno. 9 sono anche i frutti dello Spirito Santo, quali amore, gioia, pace, tolleranza, gentilezza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo e carisma. Il numero 11 simboleggerebbe il caos, il disordine e il giudizio. Infatti in Genesi 11 si narra della ribellione degli uomini contro Dio e quindi della costruzione della Torre di Babele. Il numero 12 è il numero dell'autorità spirituale e del completamento carnico. Basti pensare che Giacobbe ebbe 12 figli, dai quali discendenti vennero create le 12 tribù di Israele. Gesù ebbe 12 apostoli e in Apocalisse vengono menzionati 12 angeli alle 12 porte del paradiso. Il numero 20 invece rappresenta il completamento di un periodo di attesa. Ad esempio, i figli di Israele aspettarono di essere liberati da Yabin, re di Canaan, per 20 anni. Salomone diede a Hiram, re di Tiro, 20 città della Galilea, dopo aver completato la casa di Dio a Gerusalemme in 7 anni e la casa di Salomone in 13, per un totale di 20.
Come vedete, i numeri nella Bibbia hanno sempre una forte valenza simbolica e rimandano sempre a qualcosa. Ma a questo punto, perché il numero 666 è legato al diavolo? Perché leghiamo effettivamente questo numero al male? Un riferimento al numero dell'Anticristo si trova in Apocalisse 13:18. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché il suo numero è il numero di un uomo. E il suo numero è 666. Inoltre vogliamo attenzionare gli ultimi due numeri, il numero 1000 e il numero 144.000. Per quanto riguarda il numero 1000, c'è una cosa da dire, è legato a due fatti, è legato a quello che viene detto in Apocalisse, che il diavolo venne legato per 1000 anni, e dall'altra parte che Gesù tornerà sulla terra e regnerà per 1000 anni. Il numero 144.000 invece è un numero simbolico della Chiesa. Infatti in Apocalisse 7:4 si legge: e udii il numero di coloro che erano stati sigillati, e vi furono segnati 144.000 di tutte le tribù dei figli di Israele. Ecco, con questa piccola puntata abbiamo voluto darvi qualche nozione sui numeri presenti nella Bibbia e sui loro significati, sui loro rimandi, sui loro simboli, diciamo, su quello che vogliono farci capire e quello che vogliono spiegarci i numeri presenti nella Bibbia. Se qualcuno di voi ha altre curiosità su altri numeri presenti nella Bibbia e vuole condividerlo con noi, potete scriverlo nei messaggi. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta e ci vediamo la settimana prossima con una nuova storia e un nuovo mistero. Un saluto da Salvo.